se per esempio una funzione è integrabile in senso generalizzato, si scrive RSA. Per esempio, in questo caso così è più facile, perché se io scrivo RSTAR di AB, integrabile in senso generalizzato su AB, non sappiamo se il problema sia in A o in B. Però se scrivo RSTAR di A più infinito, questa è una funzione integrabile in senso generalizzato sulla semiletta A più infinito. Ovviamente se ho due funzioni integrabili in senso generalizzato, questo vuol dire che lambda f più mu g è pure lei integrabile in senso generalizzato, e l'integrale tra a più infinito lambda f più mu g è uguale a lambda integrale di f più mu integrale di g. Questo per ogni lambda e mu appartenenti a f. Cioè, come al solito, vabbè, poi in analisi 2 riassumeremo dicendo che queste funzioni sono uno spazio vettoriale e l'integrale, anche quello in senso generalizzato, è un funzionale lineare, cioè rispetto alle combinazioni lineari. Ah, questo perché è banale, questo esercizio non lo dimostro perché è un esercizio, viene dalla linearità dell'integrale più la linearità del limite. Queste cose sono i limiti di certi integrali, integrali rispetto alle combinazioni lineari, il limite rispetto alle combinazioni lineari. Oh, però attenzione che le cose finiscono qua, perché vediamo la definizione. Per semplicità faccio solo il caso su una semiletta, il caso su un intervallo è la stessa, insomma è analogo. F si dice assolutamente integrabile su A più infinito se e solo se, per definizione, allora, primo f deve appartenere a deve essere integrabile su tutti gli intervalli, e poi l'integrale tra infinito del valore assoluto di f deve essere finito. Questo ci vuole sempre. Allora, una funzione assolutamente, allora, che cosa vuol dire una funzione assolutamente integrabile? Ricordo, ci sono la parte positiva è il massimo tra f e 0, la parte negativa è meno il minimo tra f e 0, e sono tutte e due funzioni positive. La funzione f è uguale a f più meno f meno, la funzione valore assoluto di f è uguale a f più. L'integrale del valore assoluto di f è definizione uguale all'integrale tra più infinito di f più più integrale tra più infinito di f meno dx. L'integrale di f invece, se esiste, è uguale all'integrale di f più meno l'integrale di f meno. E poi per l'esempio la stessa cosa. Allora, che succede? Se questo è finito, vuol dire che questi due numeri sono positivi, perché le funzioni sono termini di segno così, sono di segno positivo. Quindi, se questi due numeri sono entrambi positivi e l'integrale è finito, vuol dire che sono entrambi finiti. E vuol dire che esiste anche questo qua. Che so, qua veniva 5 più 3 faceva 8, qua viene 5 meno 3 che fa 2. Se però questo fa più infinito, ci sono due possibilità: o è più infinito questo,
O è più infinito questo, anzi, tre possibilità, o sono infiniti tutti e due. Se è più infinito solo questo, questo qua divergerà positivamente pure l'1. Se è più infinito solo questo, questo qua divergerà negativamente pure l'1. Se sono più infinito entrambi, la funzione non è integrabile assolutamente e non si può dare alcun senso all'integrale di f. Non si può neanche dire che divergerà, perché si collegherà la differenza di un integrale divergente positivamente e un integrale divergente negativamente a questa scrittura, almeno non possiamo dare alcun senso concreto. È chiaro? Ok. Allora andiamo a vedere un esempio di funzione che è integrabile in senso generalizzato, ma non è integrabile assolutamente. Cancelliamo. Allora, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale sen x su x, per x maggiore o uguale di 0. Come è fatto il grafico di questa funzione? Per x maggiore di 0. Allora, se ci fate caso, per x che tende a 0 da destra, se x su x tende a 1, dopodiché a pi greco vale 0. Quindi tra 0 e pi greco il seno è positivo, ma fratto x, diciamo, tende fino a 0. Tra pi greco e 2 pi greco il seno è negativo, quindi la funzione è negativa perché x è positivo. Diciamo che è molto più basso. Poi tra 2 pi greco e 3 pi greco è ancora più bassa, il livello però è positiva. Poi tra 3 pi greco continua a oscillare, e insomma questa funzione si annulla su k pi greco tranne che a 0, ogni pi greco. Allora uno potrebbe dirmi, ma questa funzione non è definita nel punto 0, non fa niente. Allora, se vi ricordate, abbiamo detto che una funzione che abbia, diciamo, che se anche la cambiassi in un numero finito di punti, l'integrale rimane uguale. Allora, in 0 potete definirla come vi pare, perché tanto è un solo punto. Cioè, il fatto di mettere una funzione in 0, che valga 1, che valga 0, che valga 3, state alterando il grafico della funzione solo in un punto, e quindi l'area di sotto il grafico della funzione non cambia. Cioè, dal punto di vista dell'integrale di prima, non cambia. Facile da dimostrare. Questo perché andate ad aggiungere a togliere eventualmente un segmento, ma un segmento è contenuto in un rettangolino di area piccola quanto vi pare. Quindi non pone problemi dal punto di vista dell'integrale. Comunque, questo qua è un altro discorso, l'ho accennato, però se lo volete, o me lo venite a chiedere, o ve lo sviluppate per voi. Il fatto che, appunto, che la funzione non sia definita in 0 non è un problema, in 0 la definite come vi pare, non cambia niente.
però ci sono problemi in 0? No, perché la funzione è, se io per esempio la definisco in 0 la definisco 1, diventa addirittura continua. Ok? Quindi se preferite prendete questa funzione, la funzione che vale 1 per x vale 0. Questa funzione è sicuramente continua. Quindi posso fare l'integrale da a da 0 fino a b di f di x in dx. Certamente, è una funzione continua integrabile secondo me. Posso fare il limite per b che tende a più infinito e dire e vedere se esiste. Ma io dico che questo limite esiste, perché? Allora, questa qua chiamiamola f grande di b. Allora, f primo di b, diciamo, allora chiamo, scusate, scrivo f grande di x uguale integrale tra 0 e x di f piccolo di t. Scrivo così che a me. Così dobbiamo fare il limite per x. Allora, chi è f grande primo di x? Per il teorema fondamentale il calcolo integrale è sen x su x. Allora, vedete che questa qua è maggiore o uguale di 0 se e solo se x è compreso tra 2k pi greco e 2k pi 1. Cioè, negli intervalli che vanno da 0 a pi greco la f sale, da 2 pi greco a 3 pi greco la f sale, da 4 pi greco a 5 pi greco la f sale, gli altri la f scende. Perché ovviamente quando aggiungo area positiva la f sale, quando aggiungo area negativa la f scende. Ok, allora andiamo a esaminare f di k pi greco. Chi è f di k pi greco? Questo è l'integrale tra 0 e k pi greco di f x in dx. Però questo lo posso scrivere come la somma per j che va da 1 fino a k dell'integrale tra j-1 per pi greco e j per pi greco di f di x in dx. Allora, questo numero qua per definizione lo chiamo a con j. Questa qua è la somma per j che va da 1 a k di a con j. Allora io dico andiamo a scrivere chi è a con j, andiamo a scrivere due consecutivi, li scrivo qua. A con j è l'integrale tra j meno 1 e j per pi greco e j per pi greco di 0 di x su x. Ok? Allora scrivo, faccio la sostituzione x uguale t più j meno 1 per pi greco. Allora questo diventa, cosa diventa? Diventa l'integrale tra 0 e pi greco, perché quando x vale j pi greco, j meno 1 per pi greco, t vale 0, fate la differenza. Quando x vale j per pi greco, fate la differenza, t viene pi greco, qua viene sen di t più j meno 1 greco fra j meno 1 per pi greco più t in dx uguale integrale tra 0 e pi greco
Perché dt? Perché dx quando vado a derivare, questa è una costante, quindi dx è uguale a dt. Adesso che succede? Quando io voglio portare fuori dall'argomento del seno, un argomento che è un... cioè seno di t più pi greco è uguale a meno seno di t, questo l'abbiamo già usato. Quindi questo qua non è altro, questo numeratore, non è altro che meno 1 elevato alla j meno 1 per seno di t. Fratto t più j meno 1 per pi greco. Allora, lo riscrivo ancora, quindi questo è meno 1 alla j meno 1, lo posso portare fuori, questo è un segno alterno dell'integrale tra 0 e pi greco di seno di t fratto t più j meno 1 e pi greco in dt. Allora, quindi vi ricordo che questo era con j, e questo la con j lo scrivo come meno 1 alla j meno 1 per b con j, quindi chi è b con j è questo, cioè ci tolgo il segno che è alterno e rimane b con j che è positivo. Ci fate caso, questo numero qua è positivo. Adesso andiamo a confrontare b con j, lo faccio qua. Non voglio andare sulla lavagna di dietro. Andiamo a confrontare b con j e b con j più 1. Allora, b con j è uguale all'integrale tra 0 e pi greco del seno di t fratto t più j meno 1 per pi greco in dt. B con j più 1, guardate che sono tutti positivi, perché il seno di t tra 0 e pi greco è positivo, il denominatore pure è positivo. B con l'indice j più 1 è uguale all'integrale tra 0 e pi greco del seno di t fratto t più j pi greco in dt, perché j è aumentato di 1, quindi j più 1 meno 1 faccio. Ora, chi è più grande secondo voi? Allora, l'integrale è fatto sullo stesso intervallo, il numeratore è uguale, il denominatore è più grande qua, perché t è uguale, però questa costante è più grande qua. Più grande qua, più qua. Quindi il denominatore è più grande qua, cioè la frazione è più grande qua. Quindi abbiamo, anzi, proprio strettamente maggiore. Non solo, b con j è più piccolo di che cosa? Posso scrivere, fatemi cancellare questo pezzetto, b con j lo posso maggiorare con che cosa? Con l'integrale tra 0 e pi greco di 1 fratto t più j meno 1 per pi greco in dt. Ma questo qua lo posso riscrivere come l'integrale tra j meno 1 pi greco e j pi greco di 1 su x in dx, cioè li faccio il cambiamento di variabile all'incontrario. Quindi questo qua chi è? È il logaritmo di x valutato tra j pi greco e j meno 1 pi greco, quindi è il logaritmo di j fratto j meno 1, quindi il logaritmo 1 più 1 fratto j meno 1. Allora, quando j tende a infinito, questo tende a 0, perché j va a infinito, questo va a 0, logaritmo di 1 più la cosa va a 0, ma questo era un numero positivo, quindi i b con j vanno a 0. Allora, che succede? Se io vado a fare la somma per j che va da 1 a più infinito degli a con j, chi è? È la somma per j che va da 1 a più infinito di meno 1 alla j di con j, meno 1 alla j meno 1.
alla G meno 1 perché iniziava con il termine positivo. Ok. Che cos'è questa? Non è una serie di Leibniz. Vedete che questa è una serie di Leibniz. Perché? Perché i termini della serie sono, a termini, segno a te, i bicongesi sono positivi, decrescenti e infinitesimi. Quindi questa somma noi sappiamo che è esiste. Quindi questo qua che era la somma parziale per k che tende a più infinito, questa somma la chiamo S. Poi si può dimostrare che questa somma vale pi greco mezzi. Questa qua tenderà a S. La dimostrazione che tende a pi greco mezzi non la facciamo. Cioè che vale pi greco mezzi non la facciamo. Però ok. Quindi cosa sappiamo? Ma questo, attenzione, allora noi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che f di k pi greco tende, quando k tende a più infinito, a pi greco mezzo. Ci siamo fino a qua. Adesso lo riscrivo, fatemi cancellare i conti e riscrivo quello che abbiamo dimostrato. Così, riscrivendolo e rileggendolo, si capisce meglio. Allora, io avevo f grande di x era l'integrale da 0 fino a x di seno di t su t. Ok? Quindi, io voglio vedere se questa funzione è integrabile in senso generalizzato. Cioè, voglio andare a fare il limite per x che tende a più infinito di f grande di x. Ci sta? Questo voglio andare a fare. Allora, cosa ho fatto? Prima mi faccio il limite solo su certi valori. E ho dimostrato che questo limite fa un certo S, che poi si può vedere che è pi greco meno. Ok? Cioè, invece di fare un qualunque integrale e fermarlo dove mi pare, lo fermo a pi greco, a 2pi greco, a 3pi greco, per quale motivo? Integro fino a pi greco e ottengo un'area positiva. Integro tra pi greco e 2pi greco e ottengo un'area negativa ma di meno di quella di prima. Integro tra 2pi greco e 3pi greco e ottengo di nuovo un'area positiva ma di meno di quella di prima. Quando vado a fare questi integrali a sommarli, cosa ottengo? La somma parziale di una serie. Questa serie come è fatta? È una serie di Leibniz. Perché? Perché è facile vedere che le aree sono di segno alterno. Qua è positiva, qua è negativa, qua è positiva, qua è negativa. È facile vedere che sono decrescenti in valore assoluto, perché più avanti più x sotto aumenta, quindi l'area decresce. Ed è facile vedere che l'area di un singolo pezzetto è infinitesima, che è quel discorso che noi formalmente abbiamo fatto 5 minuti fa. Ci siamo fino a qui. Allora però attenzione che io non voglio fare questo limite, voglio fare questo limite, cioè voglio far variare la x tra tutte le possibilità, però tenete conto che se x è compreso tra, k, tra 2k pi greco e 2k più 1 pi greco, la f di x tra chi è compresa? Compresa tra f di 2k pi greco ed f di 2k più 1 pi greco. Su questa zona qua, cioè qua, qua e su tutti gli intervalli compresi tra un numero pari multiplo di pi greco e un numero dispari multiplo di pi greco, la f è compresa da queste e queste. Ma quando k tende a infinito, questa è un'estratta di qua k pi greco f piccolo di x, cioè limite k che tende a più infinito di f grande di k più grande. È un'estratta di questa, è un'estratta di questa. Questa tendeva a s e questa tende a s. Quando k tende a infinito anche questa tende a s. Questa è quella con i pari, questa è quella con i dispari. E questa in mezzo tende a s. Quando la x è compresa da questa e questa, ma se la x è compresa tra 2k più 1
per pi greco e 2k più 2 per pi greco, allora f di x stavolta è compreso tra f di 2k più 1 per pi greco ed f di 2k più 2 per pi greco. Ma quando k tende a infinito, anche in questo caso tende a tutte e due a s, quindi su certe zone converge s, sulle altre zone converge s, quindi questo limite quanto fa? Praticamente questa sale fino a f di pi greco, scende fino a f di 2 pi greco, sale fino a f di 3 pi greco, scende fino a f di 4 pi greco, f di k pi greco tende a s, gli altri stanno in mezzo e ottengono pure la prova. Chiaro? Ok. Quindi questa funzione è integrabile. E abbiamo detto che si può anche dimostrare che l'integrale di questa funzione fa pi greco mezzo. Però questa funzione non è assolutamente integrabile. Adesso andiamo a vedere questo qua. Quindi lo riscrivo quindi integrale tra 0 e più infinito di seno di t di seno di x su x in dx è integrabile e fa s, poi si può dimostrare che questa s viene proprio greco. Però è finito, quello che abbiamo dimostrato è che è un numero finito. Adesso dico che se vado a metterci il valore assoluto, questa integrale diverge. Allora, prima di dimostrare quest'ultima cosa, riflettiamo sull'implicazione di questa cosa. Che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che, se vi ricordate, questo era l'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa e faceva pi greco meno. Cioè nel senso del limite. Il limite, quando dobbiamo fare l'integrale in senso generalizzato, è specificato, siccome il problema è in un punto solo, cioè è all'infinito, e bisogna fare il limite per l'estremo che tende a più infinito. Tuttavia, quando vado a fare il valore assoluto, l'integrale vedremo adesso che farà più infinito, diverge. Che vuol dire? Che sia l'integrale della parte positiva sia l'integrale della parte negativa erano divergenti. Non ci sarà un'altra possibilità, perché se divergeva solo uno, quando andava a fare la differenza, la differenza mi divergeva o positivamente o negativamente. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che questa funzione qua è problematica, cioè l'integrale esiste perché si deve fare il limite in quel modo, cioè non è come... Allora, se vi ricordate, la funzione 2x fratto 1 più x quadro aveva un integrale meno infinito sulla parte negativa, un integrale, diciamo, meno infinito, cioè l'integrale di meno la parte negativa, e più infinito l'integrale della parte positiva. I due problemi erano separati, io potevo dire che la mia funzione non le dava un significato all'integrale, perché quei due integrali separatamente facevano più infinito tutti e due, sia l'integrale della parte positiva sia l'integrale della parte negativa. Qua invece sono costretto a dare un significato a questi integrali, perché il limite si deve fare partendo da 0 e andando, e partendo da 0 andando nell'ordine crescente, io incontro prima il pezzo positivo, poi il pezzo negativo, poi il pezzo positivo, messi, disposti in maniera opportuna come una serie di Leibniz, e quindi mi viene che l'integrale esiste. Però quando vado a farli separatamente, i due integrali, parte positiva e parte negativa, divergono. Quindi la funzione non è assolutamente convergente, cioè sarebbe meglio non integrarla. Cioè l'integrale in senso generalizzato ci sta in base alla definizione che abbiamo dato, però su questo tipo di funzione bisogna stare attenti, perché se per esempio io spostassi i valori della funzione in maniera tale come facevo con le serie, no? Potrei far cambiare
risultato dell'integrale. Ovviamente, chiaramente sarebbe un'altra funzione, però questo è diciamo, una cosa da tenere presente, perché insomma le uniche funzioni che veramente non danno problemi sono queste, assolutamente. Quindi questo bisogna ricordarsi, è integrabile, ma non è assolutamente integrabile. Allora, perché vale questo? Questo ancora non l'abbiamo dimostrato. Allora, questo qua come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come somma per j che va da 1 a infinito dell'integrale tra j meno 1 per pi greco e j per pi greco di valore assoluto del seno di t più j meno 1 per pi greco valore assoluto fratto t più j meno 1 per pi greco. Questo non è altro che esattamente quello che abbiamo fatto prima, soltanto che stavolta, siccome i segni sono tutti positivi, questi integrali si possono semplicemente fare separatamente e sommare, perché tanto il limite o fa un numero finito o fa più infinito. Quindi posso scrivere somma per j che va da 1 a più infinito dell'integrale tra 1 e scusate, tra 0 e scusate, qua è tra 0 e pi greco, che ho già fatto il cambiamento di variabile, quindi integrale tra 0 e pi greco di seno di t in valore assoluto fratto t più j meno 1 per pi greco in dt. Ok? Per quale motivo? Perché stavolta, se quando porto fuori j meno 1, questo il seno di t più j meno 1 per pi greco uguale a meno 1 alla j meno 1 per il seno di t, siccome c'è il valore assoluto, il meno 1 alla j meno 1 sparisce, quindi rimane seno di t, anzi tra 0 e pi greco non c'è neanche bisogno, perché il seno di t è sicuramente così. Ma questo cosa posso, come lo posso minorare? Allora, guardate, io dico, qua faccio la somma per j che va da 1 a più infinito dell'integrale tra pi greco quarti e 3 pi greco quarti, oppure tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti. Ah, pi greco sesti il seno quanto fa? Un mezzo. Tra pi greco sesti e 5 pi greco sesti è maggiore di un mezzo, quindi qua ci metto un mezzo. Facevo pi greco quarti e 3 pi greco quarti, facevo radical 2 su 2, era uguale. Allora qua ci metto 1 e qua ci metto t più j meno 1 per pi greco in dt. Adesso questi integrali qua si possono fare. Questo che cosa viene? Viene un mezzo, la somma per j che va da 1 a più infinito. La prima di questa è il logaritmo, quindi qua viene logaritmo di 5 sesti più j meno 1 per pi greco fratto 1 sesto più j meno 1 per pi greco. Allora, questi sono numeri maggiori di 0. Allora, per vedere quanto fanno questi numeri, noi abbiamo imparato un metodo. Come si fa? Allora io faccio, devo fare logaritmo di j meno 1 per pi greco più 5 sesti fratto j meno 1 per pi greco più un sesto. Ok? Allora divido sopra e sotto per j meno 1 pi greco, quindi qua mi viene logaritmo di 1 più 5 fratto 6 per pi greco per j meno 1 fratto 1 più 1 fratto 6 per pi greco per j meno 1. Quanto fa questo qua? Questo qua fa, queste due quantità tendono a 0, questo è 1 più alfa fratto 1 più beta, alfa e beta tendono a 0, quindi
logaritmo di 1 più alfa fa circa alfa, logaritmo di 1 più beta fa circa beta, questo fa la differenza alfa meno beta, cioè fa 5 sesti meno un sesto fa 2 terzi y j meno 1 più o piccolo di 1 su j. Quindi qua viene 2 fratto 3 y j più o piccolo di 1 j va infinito, ricordate. Che qua ci sia j meno 1 non fa niente, mettete in evidenza 3π greco g al denominatore, fate come al solito e vedete che oppure sostituire j uguale sostituire j più 1 la stessa cosa. Quando, oppure fate quest'ultimo passaggio, fatelo per esercizio, provate, l'abbiamo fatto anche voi. Ok, quello che mi interessa è che qua, a parte questa costante, chi è questa costante qui? Una costante fratto j. Quindi questa serie qui chi è? Si comporta, questi li chiamo A con J, li chiamo alfa J. Allora possiamo dire che alfa J fratto 2 su 3 di greco J, quando j tende a infinito tende a 1, che vuol dire che questa serie si comporta come la serie di 2 su 3 pi greco j, per j che va da 1 a infinito. Ma la costante la portate fuori? Chi è questa serie? Somma per, se invece di j ci mettevo a n, somma per n va da 1 infinito di 1 su n, chi è? La serie? La serie armonica? Cioè, se andiamo un attimo indietro, io cosa ho detto? Questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo, questo è negativo, li sommo uno presso all'altro, viene una serie di Leibniz e quindi l'integrale converge. Quando vado a fare l'integrale in senso generalizzato, la mia funzione la ribalto di sopra. Quindi oh, questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo. Allora vado a vedere. Questo pezzo qua lo vado a minorare con l'area di questi rettangoli. Potevo farlo anche in maniera più semplice. Qua ho fatto, è tutto giusto, ma c'era una complicazione non necessaria. Posso anche dire che qua potevo minorare con il, la funzione calcolata nel diciamo nell'ultimo punto, no? Questa funzione qua è una funzione che faccio, veniva più facile. Oh, l'ho fatto così ormai, facile. Comunque, quando vado a calcolare queste aree qua, mi vengono dell'ordine di 1 su j, mi viene una costante su j. Quando vado a fare la somma di una costante su j, mi fa più infinito, perché questa è una serie armonica. Voglio solo, per evitarvi questo sviluppo, che comunque vi piaceva bene perché sembra uno sviluppo che vi aiuta a usare gli sviluppi di McLaren, quando dovevo fare l'integrale da pi greco sesti e 5 sesti pi greco 5 sesti di pi greco di 1 fratto pi più j meno 1 per pi greco, in dt, questo lo posso minorare come? Allora, se prendo la funzione nell'ultimo punto, questo mi farà 1 fratto 5 sesti più j meno 1 per pi greco per l'intervallo che era lungo 2 pi greco terzi, e invece di fare, diciamo, quell'integrale, di farlo, potevo semplicemente minorarlo.
scusate, l'unica cosa, eh sì, questo per questo. Allora vedete che a parte le costanti, adesso qua la costante è leggermente cambiata, invece di essere quella che mi veniva prima, adesso viene quest'altra costante qui, però vedete che viene una costante fratto pi greco j più un'altra costante. Allora praticamente viene una costante su j, questo qua si comporta come 2 pi greco terzi fratto j. Quando vale, andate ad analizzare l'ordine di infinitesimo, qua c'avete la costante numeratore, j pi greco. Al denominatore il termine principale è j pi greco, quindi questo si comporta come 2 pi greco terzi j. Quindi questa maggiorazione è più semplice, evita di fare questi integrali, di fare questo. Perché questa sommatoria qua diventa più grande. Diciamo, si comporta come, è maggiore o uguale di una sommatoria di una serie, diciamo, chiamiamola beta j, dove beta j sono questi, che si comporta come 2 pi greco fratto 2 terzi somma di 1 su j, per j che va da 1 a 1, e questa serie diverge perché pi greco semplifica, viene 2 terzi, lo portate fuori e diverge perché si tratta della serie armonica. Come vedete non cambia niente, controllate le costanti se ho fatto bene, ma comunque insomma in ogni caso mi sembra che sia giusto. Comunque la cosa che non mi torna è che la costante viene più bassa qua che qua, perché quella è una minorazione, quindi dovrebbe essere il contrario. Però vabbè, in ogni caso ricontrollate, ma in ogni caso la serie si comporta, si può stimare come una serie di alfa j o beta j che hanno lo stesso comportamento asintotico nella costante su j, quindi sono positivi e hanno questo comportamento asintotico. Se vi ricordate, abbiamo visto che quando due serie a termine segno positivo hanno i termini che hanno lo stesso comportamento asintotico, le due serie o convergono tutte e due o divergono tutte e due, abbiamo dimostrato. Quindi a questo punto, se questa diverge, questa diverge. Se questa diverge, per il termine confronto questa diverge, quindi quella serie diverge. Quindi che vuol dire? Che queste aree, quando la funzione è stata ribaltata in questo modo, è stato preso in valore assoluto, complessivamente mi danno un'area divergente, mentre quando le vado a considerare coi segni, siccome vengono una presso all'altra e sono messe tipo Leibniz, mi danno una serie che converge. Ok? Quindi per esercizio vi controllate tutto. Vabbè, domani facciamo esercizio.